Diciamo a questa amministrazione che ogni anno cerca di migliorare questa manifestazione del Santo Patrono, è proprio perché porta economia e qui la gente corrisponde, è qui presente, e quindi con orgoglio voglio dire che anche quest'anno ci siamo riusciti, caro Sindaco, a concludere una serata meravigliosa con un grande artista. Ebbene sì, non è finita la serata così, giustamente ci rivedremo a Luna Park, ma noi da una settimana che svolgiamo una manifestazione interessante, culturale, perché per noi fare la festa a Catranuova è proprio tradizione, cultura, economia, perché vengono tante persone di fuori, perché lavorano tante attività commerciali. Ebbene, abbiamo iniziato con il mercoledì, il 23 settembre, con una manifestazione culturale al Parco San Prospero per la prima volta, e abbiamo fatto vedere a Catranuova un cortometraggio, e quindi qui voglio ringraziare l'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Quagliardo, che ci ha dato questa disponibilità, e Rita Papa, un consigliere comunale, e un altro consigliere, Patrizia Quagliardo, che ci è stato molto vicino. Dopodiché voglio passare a giovedì con il 24 settembre, con la notte, con la cover de Modà, bellissima, riuscitissima e apprezzata da tutti i presenti che erano quella sera, e un'altra serata meravigliosa, la Notte Bianca. La Notte Bianca l'abbiamo dedicato proprio nella via Principe Umberto, per dare la possibilità anche nell'altra via di fare girare economia, dando tanto spettacolo, tanto divertimento, tanti giochi per i bambini, perché abbiamo cercato sempre di attenzionare tutti, dai bambini ai giovani, ai meno giovani, alle persone della terza età. Abbiamo ieri sera c'è stato Mario Ingudine in concerto tramite la regione siciliana, che ci ha dato un contributo per far sì che questa manifestazione riuscisse, e per finire stasera Michele Zarrillo in concerto, e giustamente non poteva mancare la giornata dedicata ai bambini, da me voluta, cresciuta, con mezza giornata a Luna Park gratis per tutti i bambini che vogliono venire dalle 10 alle 12.30 a Luna Park. Ebbene, io sono orgogliosissima di questo paese, dalla cittadinanza, delle persone che vengono di fuori, perché significa che credono in noi, caro Sindaco, credono in questa amministrazione. Voglio fare un plauso, perché noi ci dedichiamo tanto per far sì che Catranuova cresca, e cresca sempre di più. È da un'estate che ci incontriamo con i cittadini, abbiamo fatto la qualsiasi cosa per stare proprio vicino a voi, da un torneo estivo e di calcio a 7. Voglio ringraziare coloro che hanno fatto questa manifestazione, al torneo di pallacolo, al Summer Festival, a tutto quello che veniva sempre giorno dopo giorno a seguire. Ma una settimana fa c'è stata anche, e voglio ringraziare la famiglia Levitello, insieme alle persone che hanno collaborato con la Sagra del Grano, che è stata riuscitissima con la massima collaborazione dei cittadini di Catranuova, e quindi sì che Catranuova cresce. A questo punto vi voglio ringraziare tutti, caro Sindaco, a te personalmente, perché mi hai sempre dato fiducia, mi hai dato sempre carica affinché organizzassi da 7 anni questa manifestazione, ed oggi siamo veramente all'apice con questo grande artista e con una settimana di manifestazione ad altissimo livello. Grazie a tutti, un ringraziamento a tutta l'amministrazione comunale, al Consiglio, alla Giunta, a te Sindaco, alle forze dell'ordine, ai carabinieri, ai vigili urbani, l'ufficio tecnico, la biblioteca comunale, la dottoressa Cuocina e tutti coloro che ci hanno fatto sì di questa manifestazione. Ma un ringraziamento di cuore lo voglio fare, un grande applauso a questi ragazzi, lo staff che mi collabora giorno e notte da un mese e mezzo. Grazie a voi, grazie staff, e a te Sindaco la parola. Che cosa devo dire? Hai detto tutto tu, che sei stata brava ad organizzare questa manifestazione assieme al tuo staff. Noi è da 15 giorni che siamo in movimento, perché crediamo nelle feste come momento non solo di aggregazione sociale, ma anche come momento culturale, di una tradizione che non deve morire, e come ha detto l'assessore è un'economia che si muove, perché da 15 giorni hanno lavorato bene le trattorie, i bar, i pub, insomma questa è una boccata d'ossigeno, e noi puntiamo su queste occasioni per un po' per quanto riguarda l'economia. Ha parlato bene l'assessore, ha detto hanno iniziato con la festa del grano
promossa e sponsorizzata dai fratelli Beritello, che io ringrazio per il contributo culturale che hanno dato quest'anno e da alcuni anni alla nostra società. Ebbene, quest'anno siamo arrivati, dico al 90° minuto, perché c'era il pericolo che non si facesse la festa. Abbiamo deliberato e allora un ragazzo sindaco, quando abbiamo 4-0, ho detto stasera 4-0, non ci sono attenuanti, perché è evidente, prevedevo una partecipazione di 10.000 abitanti, di 10.000 persone, e l'abbiamo superata, Laura, ci sono più di 10.000 abitanti. Questo ci onora e ci inorgoglisce, perché crediamo, abbiamo puntato nelle feste proprio per fare partire e rimuovere l'economia. Grazie perché ci avete onorato non solo quest'anno, ma tutti gli anni della vostra presenza, e quindi il 4-0 ci sta, siamo come l'Inter quest'anno. L'Inter, 5 partite, 5 vittorie, 5 feste, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0. E allora dobbiamo evidenziare l'aspetto culturale della festa, perché abbiamo iniziato col cortometraggio di Daniele Dolci, diciamo un piemontese che è venuto in Sicilia a combattere la mafia, è stata una bella manifestazione. Poi La Notte Bianca, ha detto Laura, e abbiamo lì messo uno stand per quanto riguarda Nati per Leggere, per invogliare i ragazzi alla cultura, e poi il concerto di ieri sera sulla civiltà contadina di un tempo. Quindi abbiamo abbinato anche la cultura quest'anno e siamo soddisfatti. Certamente c'è da ringraziare, oltre ai cittadini, dobbiamo ringraziare la Chiesa che ci ha collaborato, perché hanno curato loro i fuochi d'artificio, che sono stati bene, vi ringrazio, e la banda musicale. Quindi questa collaborazione con la Chiesa, e colgo l'occasione per salutare il parroco che ormai si è ritirato, aspettiamo il nuovo parroco, e io di fronte a tutto volevo ringraziare. Certamente le forze dell'ordine, i vigili urbani, i carabinieri ci hanno dato una mano, una grossa mano, non ci sono stati furti, quindi la misericordia, quindi tutti al completo, e quindi siamo soddisfatti. Grazie ancora, 4-0, viva Catena Nuova, viva San Prospero, e basta.